Infiltrazioni prima di un intervento di protesi. Oggi parliamo di questo e vediamo se è pericoloso farle e se ci sono dei limiti quando sappiamo di dover essere operati a un'articolazione. In questo caso parliamo di infiltrazione di anca. Abbiamo spiegato in altri video che le infiltrazioni possono essere uno strumento utile per controllare il dolore quando l'artrosi della nostra articolazione non è così grave da determinare la necessità di un intervento chirurgico. O a volte, anche se è così grave, possiamo provare con le infiltrazioni a tenere a bada i sintomi in modo da riuscire ad avere una buona qualità di vita aspettando che sia il momento giusto per operarsi. Ebbene, a un certo punto questo momento per operarsi arriva, abbiamo visto quando questo momento arriva. La domanda è: ma nel frattempo che aspetto di fare un intervento di protesi, posso per stare un po' meglio fare delle infiltrazioni? Bene, la risposta come sempre ci arriva dalla letteratura scientifica che ha studiato se questo fatto possa influenzare o meno il risultato di un intervento chirurgico. Ebbene, devono essere evitate infiltrazioni dell'articolazione nei 3 mesi che precedono la chirurgia, perché in caso di infiltrazioni più vicine di questo termine c'è un aumentato rischio di infezione, che è la cosa che noi temiamo di più sull'impianto di una protesi. Questo perché quando pungiamo entriamo dall'esterno verso l'interno con un ago che potrebbe portare un germe dentro l'articolazione, e noi abbiamo bisogno che questo germe possa esprimersi in caso molto fortuito e molto raro che questo evento si verificasse. E si è visto che aspettare meno di 3 mesi dall'ultima infiltrazione all'intervento potrebbe potenzialmente portare a un maggior rischio che questa ipotesi possa verificarsi. Quindi infiltrazioni sì, vanno bene, ma non negli ultimi 3 mesi che ci separano dall'intervento chirurgico. In questo caso è meglio procrastinare l'intervento perché c'è un rischio aumentato di infezioni. We'll be right back.